talk si intitola Migliore accessibilità dei temi WordPress con i validatori di accessibilità. Beh, come ha già detto Daniele, comunque mi presento, Antonio Giovanni Schiavone, sono laureato in informatica e ho lavorato per alcuni anni come sinistra di ricerca al CNR, occupandomi di usabilità e accessibilità. E adesso collaboro, sono un consulente agile su un progetto totalmente diverso, quello delle identità digitali. Comunque, questi sono i miei contatti, se qualcuno vuole seguirmi. Dove eravamo rimasti? L'anno scorso, anzi 9 mesi fa praticamente, ero di nuovo qui a parlare di accessibilità con un talk dove ho affrontato la materia in maniera un po' più ampia e generale, sempre comunque nel contesto di WordPress, e dove abbiamo sviscerato varie tematiche, vari problemi, però sia per chi non c'era, sia per chi c'era, ma magari non ricordo i dettagli, prima di andare nel vivo di questo talk, volevo un po' recuperare alcuni concetti per poter comprendere ciò di cui si parla. In primis, cosa intendiamo per accessibilità? Questa è la definizione dell'attuale legge sull'accessibilità, nota anche come legge Stanca, che definisce l'accessibilità come la capacità di sistemi informatici, nelle forme e limiti consentiti dalla tecnologia, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazione anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano particolari configurazioni. Quindi questo ci fa capire tre cose. Innanzitutto che il focus dell'accessibilità è la fruibilità di dati e servizi. Quindi, mentre magari spesso nel linguaggio comune per accessibile intendiamo qualcosa che è raggiungibile, sia in termini fisici, un luogo raggiungibile, sia in termini astratti, un oggetto al prezzo accessibile, in realtà in informatica la chiave è non solo sull'accesso, sul raggiungere l'informazione e il servizio, quella chiaramente è la base, ma consentire di utilizzare quell'informazione, quel servizio, che sia fruibile. La seconda cosa è evitare discriminazioni anche dal punto di vista tecnologico. Nelle scorse settimane si è aperta una discussione, anche forse un po' forzata, sul fatto che l'HTTPS potesse alterare, diciamo, impedire l'accessibilità di alcuni servizi, visto che appesantisce la comunicazione fra browser e server. Questo magari è un po' un'estremizzazione. Però anche il solo costruire un'applicazione non richieda necessariamente l'ultimo modello di iPhone oppure una banda da tot gigabyte al secondo, ma permette di utilizzare un'applicazione con risorse tecnologiche normali, basilari, è assolutamente un aspetto di accessibilità, quindi non fornire barriere anche tecnologiche. E poi che l'accessibilità è chiaramente orientata ai disabili, perché sono la categoria più debole, se vogliamo, nell'accesso a un servizio, ma non è limitato solo a quello, appunto. Il discorso di non richiedere una banda altissima, un cellulare di ultima generazione, colpisce anche persone che non hanno problemi di disabilità. E quanto è importante questa accessibilità all'interno di un progetto web? Beh, secondo chi l'ha fondato sostanzialmente il web, Tim Berners-Lee, fondatore del W3C, dovrebbe nella sua visione, l'accessibilità dovrebbe essere un aspetto intrinseco di ogni progetto web. L'anno scorso abbiamo introdotto anche le WCAG. Cosa sono le WCAG? Sono le linee guida nello sviluppo di siti e applicazioni web, diciamo, rilasciate dal W3C, o meglio, da una particolare sottosezione del W3C che si occupa di accessibilità. Diciamo, la versione 2.0 è anche una norma ISO. Vedete, sbarrata 2.0 perché pochi mesi fa sono state rilasciate un aggiornamento di questo WCAG, la 2.1, che integrano nuovi requisiti orientati soprattutto in ambito mobile, e giusto un paio di giorni fa è stata pubblicata anche la traduzione in italiano, che è la prima traduzione mondiale, quindi abbiamo anche questo piccolo primato grazie al gruppo abitato da Roberto Scano. Diciamo, definiscono le WCAG dei requisiti, suddivisi in quattro categorie, a loro volta suddivise in linee guida e criteri e suddivisi in vari livelli, diciamo dal più
basilare, quindi stringente a quelle, diciamo, meno stringenti e meno fondamentali. Poi, diciamo, le WCAG sono in sé un documento normativo, ma assieme adesso arrivano dei documenti esplicativi, l'understanding, che sono documenti di approfondimento, e le technique invece fornisce sostanzialmente degli esempi molto utili agli sviluppatori. Quindi queste sono sostanzialmente la principali normative di riferimento dal punto di vista tecnico. Invece, per quanto riguarda la metodologia, quindi come cercare di garantire l'accessibilità, avevamo visto tre diversi approcci. Il primo, esperti di accessibilità, cioè una persona che fisicamente analizza un sito web e trova i problemi, chiaramente una persona con determinate competenze. La seconda è il gruppo di valutazione, cioè si mette insieme un gruppo di persone che hanno varie tipologie di disabilità e si chiede di provare un sito web, un'applicazione web, un qualunque prodotto. Il terzo utilizza i validatori di accessibilità, che sono dei software che prendono in pasto, diciamo, in input un sito web e diciamo, compiono determinate analisi e danno un responso. Brevemente, pregi e difetti dei tre approcci. L'esperto, se è una persona realmente capace, è quello che dà maggiori garanzie, però ha un costo, come tutti i professionisti, e anche dei tempi magari anche lunghi in rapporto alla dimensione del progetto. Gruppo di valutazione, il problema è riuscire a creare un mix di persone che rappresenti un po' tutte le possibili problematiche. Per esempio, se io in questo gruppo porto delle persone con difficoltà uditive, persone non vedenti, però mi dimentico persone che hanno problemi di riconoscimento dei colori, quindi persone che hanno problemi a riconoscere il rosso o altri problemi legati alla visione dei colori, se c'è un problema sui colori io non me ne accorgo. Quindi creare il mix giusto è un elemento critico e anche comunque organizzare, insomma, diciamo, il test può essere non semplice, magari difficoltà logistiche, difficoltà di farli effettuare magari anche in periodi diversi, quindi mettere a confronto varie esperienze, può non essere semplicissimo, non può essere anche non economicissimo. I valori di accessibilità invece hanno il vantaggio di essere mediamente una soluzione mediamente poco costosa. Alcuni sono gratuiti, alcune aziende offrono dei prodotti a pagamento, ma insomma con costi relativamente contenuti. Il problema è che non tutti i controlli possono essere facilmente automatizzabili. Quando si richiede, per esempio, un'analisi sul contenuto che sia comprensibile anche a persone con capacità intellettive ridotte, lì una macchina a capire quanto è difficile il testo è un problema non trascurabile e anche altre problematiche. Però sicuramente è una soluzione che ci permette di evidenziare un certo numero di problemi in maniera facile e veloce. Questa slide l'ho nominata non si vede solo color perché l'anno scorso parlammo anche delle iniziative che WordPress a livello di core ha fatto per migliorare l'accessibilità della piattaforma. Il problema è che non è solo il core a generare, diciamo, il risultato finale di un sito web, ma ci sono, cioè, vari strati che contribuiscono a vario livello a creare il risultato finale. Quindi appunto il core, ma i plugin, magari eventuali opzioni di configurazione, i temi. E poi chiaramente il contenuto che gli editor creano e inseriscono all'interno del nostro sito. Quindi sono vari strati che contribuiscono al risultato finale e anche solo uno può compromettere l'accessibilità del risultato finale. Quindi bisogna operare, quando si parla di accessibilità, bisogna operare su tutti i livelli di questa, diciamo, gerarchia. Oltre diciamo, al lavoro sulla core, il community WordPress ha lavorato anche a livelli di temi. Infatti, da alcuni anni permette di, quando si sottopone un tema sulla piattaforma WordPress, di proporlo anche come tema accessibile, accessibility ready. Chiaramente dietro c'è diciamo, dei volontari, esperti di accessibilità che si occupano di analizzare il tema, verificare se effettivamente è accessibile, qualora venga ritenuto effettivamente un tema accessibile, viene
flaggato con questa opzione, in modo tale che quando uno va a selezionare sulla piattaforma WordPress all'interno dei siti, può, diciamo, nei filtri di selezione scegliere anche qualsiasi B-Ready e diciamo, selezionare nella sua ricerca dei temi anche che siano accessibili. A questo punto uno dovrebbe dire, vabbè, ma se ho dei temi già pronti accessibili, perché dovermi occupare accessibilità di un sito, cioè ce li ho già quelli accessibili? Il problema è che poi, nella pratica comune, magari uno ha già un sito o già un tema che utilizza da anni e a cui è affezionato, magari è quello imposto dall'azienda perché è già stato sviluppato internamente, questione di immagine, branding, eccetera. Quindi diciamo, ci sono vari motivi per cui uno è vincolato a un particolare tema e non deve usare esattamente quello, però comunque può lavorare per cercare di migliorarlo. Quindi proviamo il tema per cercare di migliorare un tema WordPress, migliorare l'accessibilità. A cui consigli preliminari? Chiaramente non lavorate in ambiente di produzione. Sembra un consiglio banale, ma spesso nella fretta, nelle scadenze, eccetera, uno lavora live e poi accadono dei disastri, quindi chiaramente non lavorate in ambiente di produzione. La seconda cosa è cercare di importare il tema come un progetto di Unide. Questo perché, specie ultimamente, i temi sono strutture molto complicate, quindi ci sono vari script PHP che generano quel piccolo snippet del tema, che magari è quello che ha problemi, e cercare di capire qual è effettivamente lo snippet che crea il problema, può essere complicato. Se lo caricate in Unide, fate una ricerca sul progetto e risolvete in pochi secondi. E un'altra cosa importante, preferibilmente, anzi, è molto consigliato di lavorare su un tema child. Questo perché se magari non è un tema vostro, magari uno di quelli acquistati da un produttore, eccetera, poi fate le vostre modifiche, arriva l'aggiornamento del tema, vi cancellate le modifiche, tornate appunto da capo, quindi evitate di lavorare su temi veri e propri, ma lavorate sui temi gialli, in modo tale che qualunque aggiornamento in teoria non dovrebbe diciamo, compromettere o compromettere in maniera grave le modifiche che avete fatto. Comunque, per chi non sapesse cosa sono i temi gialli, è praticamente un tema che eredita le funzionalità di un altro tema, dei nomi del genitore, e quindi permette di aggiungere e estendere funzionalità del genitore. E permette di modificare che il codice child sostanzialmente va a scrivere le funzionalità e i file del tema genitore. E comunque sul sito codex.org avete ulteriori informazioni e descrizioni più approfondite di cos'è un tema child. Comunque, sostanzialmente la creazione di un tema child è molto banale. Uno crea una directory all'interno della directory dei temi, nomina directory senza, vabbè, che il nome tenga spazio, solitamente come buona pratica si dice di aggiungere child, per quindi, diciamo, anche a colpo d'occhio capire che si tratta di un tema child e di chi è il figlio, quindi qual è il genitore. Quindi poi si crea un file, sta il CSS, costruito queste informazioni in cui praticamente si poi definisce il template del padre, il nome del template padre, e quindi avviene questa associazione al template padre, quindi vengono sovrascritte alcune o tutte le funzionalità del padre. Quindi, ulteriori consigli, anche se ho detto di non lavorare su un tema, diciamo, lavorare in produzione, preferibilmente comunque è consigliato di lavorare su una risorsa disponibile online e non in locale. Questo perché? Perché se vogliamo lavorare con i validatori, una piccola parte permette anche di effettuare il cut and paste del codice. Quindi uno può, dalla sua installazione locale, copiare il codice, metterlo lì e farlo validare. Però questa è diciamo, una percentuale molto ristretta che vi permette questa opzione. La maggior parte lavorano solo su risorse disponibili online. Quindi avere anche, lavorare su una risorsa, magari su un server di test, un'installazione nostra demo, semplifica molto le cose e permette anche di avere una più ampia scelta di quale validatore usare. Un altro consiglio è quello di verificare anche la correttezza dell'HTML generato.
La correttezza dell'HTML non è necessariamente un requisito di accessibilità, però è anche vero che un codice pulito siamo sicuri che viene facilmente interpretato da tutte quelle tecnologie che poi i disabili usano per accedere al web, ovvero le cosiddette tecnologie assistive, quindi screen reader, eccetera. Avere un codice HTML guasto ci lascia un po' di incertezza, magari un screen reader ci passa sopra, un altro si blocca, insomma. Quindi comunque avere un codice pulito e corretto è la cosa migliore. Analogamente, se è un tema molto vecchio che non usa i tag semantici introdotti dall'HTML 5.0 in poi, 5.1, 5.2, meditare anche di aggiornare il contenuto introducendo questi tag semantici. Anche qui non è un obbligo l'accessibilità, però il loro uso sicuramente rende più facile la vita alle tecnologie assistive, quindi stiamo ancora, diciamo, rendendo più digeribile il nostro tema. Allora, quali validatori utilizzeremo per il nostro esempio di oggi? Il primo è Moov, che è un validatore online che è frutto di un progetto di ricerca dell'Istituto di Scienze e Tecnologie, Informazione e Continuazione delle Ricerche di Pisa. È compatibile con l'EVCAG 2.0. Adesso lavorando per aggiornarlo alle 2.1, e fra le caratteristiche peculiari permette anche di validare i siti responsive perché simula l'accesso come se l'accesso fosse fatto da un dispositivo mobile oppure desktop, insomma c'è possibilità di selezionare vari, di simulare l'accesso a vari tipologi di dispositivi. La reportistica è code driving. Cosa voglio dire con code driving? Entra alcuni validatori come reportistica, fanno o un rendering della pagina mettendo dei pallini segnalatori dove trovano i problemi, oppure danno un report numerico finale, quindi non so, ho trovato 5 errori, ma non danno un'indicazione precisa di quel punto del codice, cioè verificato il problema. Una reportistica orientata al codice per uno sviluppatore è migliore perché facilita il lavoro poi di risoluzione dei problemi. Ti indico all'interno del codice dove il punto dove c'è il problema e tu puoi subito intervenire e modificarlo. Vabbè, questa è la URL del sito e questo è uno screenshot del tool. Un altro tool che ho selezionato per l'intervento di oggi è Total Validator, che invece non è online ma è diciamo, un software che si installa localmente sul computer. Porti i principali sistemi operativi, è un software freemium, quindi c'è una versione basic gratuita più se volete funzionalità aggiuntive c'è quella a pagamento, compatibile con l'EVCAG 2.0 e la Section 508 che invece è la legge americana sull'accessibilità, valida anche HTML e CSS, quindi effettua anche una validazione di questi due linguaggi mentre Moov no, anche lui fornisce un report orientato al codice. Quindi, ok, questa era un po' la presentazione, adesso proviamo a fare un piccolo esempio dal vivo. Dunque, diciamo, questo testo ho fatto montato su in fretta e in furia un piccolo sitarello di esempio. Ora ci siamo, quindi ho messo su veramente in fretta e in furia un piccolo sitarello di esempio, proprio banale, 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 dove ho diciamo, creato un piccolo articolo di esempio, classico lorem ipsum, dove ho messo un po' di tag vari, testo, liste, una tabella in fondo, una citazione, insomma proprio stupidissimo pagina lorem ipsum. E ho caricato diciamo un paio di temi. Vabbè, allora abbiamo chiaramente il classico 2017 più altri due temi, uno si chiama responsive e l'altro clean retina. Per uno anche giusto per far vedere la possibilità di
di creare temi child, ho fatto anche, creato anche il tema child del response, giusto per vedere come si possono creare temi child, eccetera. Allora, una prima cosa che volevo farmi vedere è come la stessa pagina, però con temi diversi, ha un'accessibilità diversa. Quindi, allora, abbiamo attivato il 17. Ok, questa è quindi la nostra pagina di esempio col tema 2017. E proviamo a darlo in pasto ai nostri validatori. Qua abbiamo un modo, ho impostato l'analisi con le WCAG a livello di conformance A, doppia A, che è quello intermedio, quello che è ovviamente richiesto anche dalle varie leggi europee, proprio quelle italiane, eccetera, e provo a chiedergli, analizzamelo. Ci metterà un po'. E lui dice, vabbè, ha trovato solo un problemino, un errore, però diciamo sostanzialmente significa che il tool va abbastanza bene, già che il tema va abbastanza bene. Come controprova proviamo anche a vedere con Total Validator, eccolo qua. No, quello gratuito, cioè quello online gratuito è questo. Questo sì, quello c'è la versione sia gratuita sia a pagamento. Ma allora, sono ogni validatore ha caratteristiche diverse. Per fare un esempio, Moz analizza anche aspetti di CSS, cosa il validator non fa. Vi sono a volte delle differenze anche nell'interpretazione dei requisiti. Infatti, mi consiglio in generale quando uno fa un'analisi con dei validatori di prendere in considerazione almeno 3-4, insomma, anche per vedere un po' come interpretano le regole. E come vedete qui, anche qui abbiamo solo due piccoli warning, quindi diciamo un tema che effettivamente è certificato per essere accessibile, anche i validatori hanno dato un giudizio abbastanza parecchio positivo sostanzialmente. Ora basta già cambiare il template, quindi attiviamo quest'altro. No, V3C è l'organizzazione che si occupa. Sì, metti la URL qui. Fa la stessa cosa del VPC. V3C non, che io sappia, non ha, cioè Ma non è è un ente il V3C. Dice che c'è il validatore del V3C, si comporta uguale che Ah, della parola. sì. Allora, quasi il 99,9% meno di 100% ragiona sulle URL. Qualcuno permette anche di caricare un file oppure fare cut and paste, per esempio MOV. Presenta queste opzioni, già Total Validator per esempio no, permette solo di analizzare le URL, altri vari, insomma, sicuramente tutti ragionano in termini di URL, quello tu, praticamente tutti, poi le altre opzioni dipende. Vi far vedere come già cambiando solo il tema abbiamo già cambiato qui, infatti vedete che è cambiato, e qui se prima avevamo solo un piccolo errore, adesso già ne abbiamo. E ho solo cambiato il tema. La pagina è la stessa, il contenuto è lo stesso, però basta solo questo a far cambiare il giudizio e anche il Total Validator più o meno dà lo stesso risultato. Aumentano gli errori. Se cambiamo ancora il tema, mettiamo questo. Aumentano ancora di più, addirittura quasi un ordine di centinaia perché c'è un problema sui CSS si ripercuote su tutto il sito. Quindi io ho cambiato solo i temi, tre temi, in cui uno praticamente era quasi privo di errori, uno presentava una serie di errori,
un altro ha un numero consistente di errori, quindi già fa vedere come già solo il tema in quella, diciamo, in quella in quello stack di livelli che aiutano a generare il risultato, già cambiare solo un livello può compromettere l'accessibilità generale del risultato. Vogliamo andare un attimino a guardare il, non so, un problema e cercare di capire come risolverlo. Perché questo qui era la validazione fatta per questo reattivo così. Ah, è rimasto. Ok, allora qui mi trovo per esempio un problema sulla forma. Infatti, se notate, qual è il problema? Lui ha definito una label, un'etichetta, che in teoria dovrebbe essere associata a un input, un campo di inserimento di dati, che è concettualmente corretto. Il problema è cosa hanno fatto. Il for l'hanno messo sul valore del name e non sull'id. Questo è anche un errore di HTML. Però sicuramente fa saltare l'associazione tra etichetta e form, e quindi il nostro screen reader non riesce a fare questa associazione, molto probabilmente, o comunque se dalle regole non dovrebbe riuscire a fare questa associazione, e quindi lo screen reader non riesce a leggere l'etichetta corretta per il campo testuale. Quindi l'utente non vedente arriva su quel campo di form e non capisce cosa deve inserire. Analizzando già non solo con questi strumenti, può vedere dove è il problema. Molti forniscono anche, per esempio, MOV, la possibilità di cliccare e andare a vedere il riferimento, quindi a capire qual è il problema. E uno può andare a trovare la parte del codice che ha questo problema, modificarla e risolverlo. Una cosa abbastanza banale, se volete lo facciamo, ma se abbiamo pochi minuti, insomma, è veramente una banalità. Cercare il codice, mettere un id all'input e correggere il for con il nome dell'id che abbiamo detto, e quindi poi rilanciando il tutto sulla stessa pagina, il problema va a risolversi. Un altro problema, per esempio, che abbiamo qui è su CSS, perché probabilmente questa pagina, per indicare i font size degli elementi, usa i pix. Ma sapete che i font size possono essere espressi secondo varie unità di misura. I pix, la percentuale o gli m. Il problema dei pix, o anche altri. Il problema dei pix è non aiuta il web browser o lo screen reader per persone ipovedenti a scalare bene il contenuto. Quindi, quando in questo caso MOVE nota che a quell'oggetto è associato un'iscrizione con size basata su pix, dice che è un errore e consiglia di quindi utilizzare o una percentuale o meglio ancora gli m. Tra l'altro, per chi vuole, se uno vuole modificare, diciamo, il tema, ci sono in rete vari tool che permettono di effettuare una conversione da pixel to m, per esempio uno è questo, ma ce ne sono vari, in cui sostanzialmente uno può inserire il pix, la dimensione base, e poi quindi ottenere, quindi per esempio in quel caso era un 18, l'avevo già visto prima, se la dimensione in base del sito è 18 pixel, quella normale, in EM diventa 1.25M, quindi posso andare sul CSS e per ogni ricorrenza di 18 pixel sostituire con gli M, e quindi questo aiuterà a ingrandire, diciamo, a scalare la dimensione del testo in maniera più facile. Vediamo se possiamo fare qualcosa al volo.
altro errore. Per esempio, un altro errore che possiamo qui vedere era sul fatto di utilizzare, questo è un errore che è stato deprecato sul 2.1, quello di, nel caso avere vari link uno dietro l'altro, di raggrupparli. È stato deprecato recentemente. Ad esempio, un altro problema che spesso si nota è questo qui, l'H93, cioè il fatto di avere un ID ripetuto su più elementi. Questo capita spesso quando si hanno sezioni ripetute. Ovviamente già questo è anch'esso un errore di HTML, perché l'ID dovrebbe essere avere un valore unico per un determinato elemento. Comunque già avere ID ripetuti nella pagina permette a uno screen reader di non riuscire a identificare un singolo elemento all'interno della pagina e quindi andare in confusione. Mi fanno segno che insomma il mio tempo è scaduto, quindi se qualcuno vuole fare qualche domanda.